Ciao Ciccio, vuoi prima una domanda buona o quella cattiva? Ok, allora partiamo dalla partita, quindi non dalla tua prestazione. E quello che ho chiesto anche prima al mister e a Matteo, va un po' a scatto. Dispiace un po' subire un pareggio, soprattutto dopo una gara dominata veramente per 60 minuti. Sì, mi dispiace perché volevamo regalare l'ultimo ai tifosi, non era una questione di passaggio del turno perché comunque avevamo poche speranze. Poi, per come è andata la partita, posso dire quello che vogliono, però la vittoria era meritata perché, e non parlo neanche di calo fisico perché gli ultimi 6-7 minuti loro non hanno toccato la palla, abbiamo preso il rigore per un errore nostro in fase di palleggio, quindi abbiamo calato un po' l'intensità, però potevamo chiuderla prima, abbiamo sbagliato parecchie ripartenze, l'ultimo passaggio, soprattutto prima del loro 2-1. Niente, siamo qui a rammaricarci, però comunque ormai è andata. Ecco, al di là di quella che sarà la squadra del prossimo anno, quindi ci saranno degli innesti, dei cambi in rosa, è forse questo il passo in avanti che il Parma deve davvero fare per ripetere anche in Lega Pro una stagione come quella di quest'anno? Cioè quella di evitare dei cali, magari anche di tensione, insomma, No, ma diciamo. non c'è stato alcun calo di tensione. Abbiamo subito il gol su un calcio d'angolo e poi, cioè, noi avevamo la partita in mano, magari l'ultima palla invece di gestirla, la dovevamo buttare in avanti, siamo stati un po' troppo sicuri. Poi c'è stato il retropassaggio, il rinvio di Kristaps, loro hanno preso palla e sono ripartiti, però comunque la nostra idea era farli correre perché loro erano in 10, infatti ci sono stati 4-5 minuti in cui non loro giravano e correvano presso la palla. Ecco, finisce oggi la stagione del Parma, forse per te è quasi un bene, visto che anche oggi di calcioni ne hai presi, ne Sì, hai presi una quantità industriale. i calcioni ne ho presi, però meglio non parlare di quello, ma se no faccio la fine di carriera, quindi meglio non Ok, parlare di quello. l'ultima domanda è sulla tua prestazione, quello che era veramente, cioè, ti faccio i complimenti, quello che veramente ho visto uno strapotere rispetto agli altri in campo, è stato nettamente il migliore in campo e in più è arrivato questo qua da centrocampo, ormai si è preso l'abitudine, diciamo. No, vabbè, sto bene fisicamente perché comunque ormai è finita, sarò pronto per i tornei estivi con i miei amici, però a parte gli scherzi sto bene, soprattutto sono in fiducia. Poi per quanto riguarda il gol, ho visto il portiere che era pronto lì all'uscita su Cacioli, perché la palla di partenza doveva essere per Luca sul secondo palo. Visto che era fuori, inizialmente ho detto tiro in porta, poi sono tornato un po' su un'idea un po' più tranquilla per poter fare una figuraccia se non la prendo bene, poi invece ho calciato perché ho detto come va, è andata bene. Senti, occhio a non farti male durante i tornei estivi perché poi qua l'anno prossimo ci serve e Tornei, no, tornei estivi era una battuta, però faccio le partitelle con gli amici. che comunque ti vogliamo intero anche l'anno prossimo. Non lo so, ancora non sa nulla. Vabbè, ormai la stagione è finita, l'avrei chiamato in un modo o nell'altro. Speriamo. Senti, tu che comunque la Lega Pro l'hai giocata per tanti anni, no? Cosa serve a questa squadra, a questo gruppo per poter essere competitivo anche l'anno prossimo? Al di là degli innesti, ovviamente, Servono sicuramente degli innesti in alcuni ruoli, è inutile negarlo comunque, degli innesti comunque di esperienza che ti possano far fare il salto di qualità, quello è poco ma sicuro. Ho detto anche tempo fa che con 4-5 innesti questa squadra è competitiva, anche perché i giovani che all'inizio magari stentavano sono cresciuti molto. C'è già finita la stagione oggi, una stagione lunga dove si sceglie un'unica istantanea per ricordarla. Qual è, diciamo, il momento per te più significativo e più bello di questa lunga annata? Il fischio finale della partita con il Delta Rovigo. Non è rigore, non è rigore. No, lì ancora c'erano 10 minuti di ansia, quindi. Un gol del genere, è fatto già in altre occasioni.
No, da fermo no, però una volta mi è capitato da centrocampo di, se non sbaglio, Trapani Catanzaro, c'era cioè Trapani, come spesso accade c'è molto vento, a fine primo tempo avevo detto ai miei compagni datemi la palla che tiro anche da centrocampo perché il vento era forte e mi è andato a tempo, poi abbiamo perso però. Quindi però... possiamo dire che c'è l'occhio critico. Sì, no, diciamo che l'anno mio, dai.